Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di No Edit. Ecco, il segnale acustico era per ricordarvi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per essere avvisati ogni volta che io metto un nuovo video. E oggi è una mattina uggiosa, io non so se riuscite a sentire il rumore della pioggia che batte sopra i tetti nel mio balcone, che batte. E volevo andare a registrare gli audiolibri che sto portando in questo periodo, ma con questa pioggia si sentirebbe troppo rumore di pioggia. E allora ho deciso di fare un po' di no edit, che tanto a noi di no edit la pioggia non rompe i marroni, anzi ci piace. E mi appresto a leggere un racconto piuttosto lunghetto. Sono una settantina di pagine, ma è diviso in capitoli. Un attimo che accendo la luce. Ok, adesso ci vedo meglio. Il racconto si intitola Scelte ed è di Glenn Vasey. Questo racconto verrà spezzettato in tante puntate perché è molto lungo, ma bando alle ciance, cominciamo. Capitolo 1. Centro provvisorio controllo epidemico, Puerto Nuevo, Florida. Promemoria interno numero 57608. Da Kenneth J. Howell, vice direttore, a Malcolm Foley, direttore ricerche. Malcolm, questo documento mi è appena arrivato fra le mani. Invece di risistemarlo e di correre il rischio di omettere qualcosa che potrebbe tornarti utile, ho detto a Mercy di batterlo a macchina così come l'ho ricevuto. Ho aggiunto solo una nota, verso la fine, dove la scrittura cambia di mano. Conservo ancora l'originale e su un taccuino a spirale piuttosto malconcio, di quelli che si potevano comprare per pochi spiccioli. Se credi che possa servirti, fammelo sapere e vedrò di fartelo recapitare. Tutto lascia supporre che sia autentico. Le questioni più interessanti si trovano nell'ultima decina di pagine. Ti allego una mappa dell'area dove è stato raccolto. Può darsi che tu voglia fare svolgere qualche indagine ai tuoi ragazzi, sempre che sia ancora possibile. Forse potresti addirittura portare qui alcune di quelle persone per esami o roba del genere. Se posso esserti d'aiuto, fammi un fischio. Non so davvero se questo potrà esserti utile o se sarà solo un'altra distrazione. So quanto sia limitato il tuo personale e che mole di lavoro ti trovi a dover affrontare, ma ho pensato che in tempi come questi, uno sparo alla cieca potesse contare più di un'attesa continua. Il mio sparo nel buio consiste nel mandarti questo documento, relativamente privo di rischi. Il tuo consisterà nel deciderne cosa fare, sempre che tu voglia farne qualcosa. Non sarà una scelta facile in entrambi i casi. Non penso di aiutarti molto dicendo che non invidio la tua posizione, ma lo dirò ugualmente. Questa è probabilmente la seconda volta nel corso della storia umana in cui risulta meno straziante essere un burocrate che uno scienziato. La prima è stata durante l'Inquisizione spagnola. Oh, i bei vecchi tempi andati. In alto i cuori, Ken. Per un attimo, Ken Howell sorride alla breve battuta con la quale ha concluso il suo promemoria. Poi scoppia quasi a piangere. Poche ore prima ha scoperto la sua segretaria che piangeva. Ha cercato di rincuorarla, di offrirle qualche zoppicante parola di conforto. Così facendo ha scoperto una delle dolenti verità della vita. Non esistono parole di conforto che non accentuino e non rendano più amara la causa stessa del nostro bisogno di conforto. La segretaria ha continuato a piangere, così lui è tornato nel suo ufficio. Non voleva che le sue lacrime lo indebolissero, non poteva permetterselo. Non sto piangendo! Lui occupa una posizione carica di responsabilità.
Una posizione che gli richiede di mostrare forza e una capacità di giudizio serena. Non può permettere che gli altri dubitino di lui. Non può permettersi il lusso del dubbio. Non sto piangendo. No, non piangerà, non ora, neppure qui, da solo. Non sto piangendo da solo. Una voce incorporea echeggia nei corridoi del suo cervello, nostalgica, commemorativa, elegiaca, elegiaca, straniera e per sempre inconoscibile. Non sono solo! Sente Marsi che si muove irrequieta nell'ufficio accanto. Sa che si prepara ad andarsene. Presto lui andrà da lei. Presto lasceranno insieme l'edificio e attraverseranno il piazzale diretti alle loro stanze, come fanno sempre, non appena lui troverà la forza di smettere di piangere. Capitolo 2. Il silenzio del tramonto di giugno era accompagnato, più che interrotto, dal fruscio svolazzante del taccuino spirale che attraversava l'aria verso la statale. I rami stormirono lievi separandosi per lasciarlo passare. Le pagine si aprirono a ventaglio e frusciarono nella brezza di quel breve volo. Ci fu un tonfo soffocato quando atterrò alla base di un cespuglio spinoso, a 5 o 6 metri dalla strada deserta. Tutto qui. Breve, temporaneo, rapidamente superato. Poi il silenzio tornò a regnare. Ancor più tirannico di prima dopo essere stato così enfatizzato. Dawson raggomitolò le gambe fino a posare il mento sulle ginocchia. Si passò le braccia intorno alle caviglie e strinse. Strinse con decisione. Non sto piangendo! Strinse fino a premersi le cosce contro il petto con tanta forza da far dolorare ogni muscolo del suo corpo. Non sto piangendo! Strinse ancora più forte. La schiena, le costole, le mascelle, le braccia, le gambe, le natiche, ogni muscolo si tese nello sforzo. Non sto piangendo da solo! La sua volontà diventare un pozzo di dolore, dolore fisico, dolore effimero, dolore che distorcesse la coscienza, dolore che poteva controllare. Doveva solo rilassarsi e sarebbe diminuito. Non sono solo! Ben diverso dal dolore della propria inettitudine, dal dolore della perdita, della disperazione, della solitudine e della paura, diverso dal dolore delle parole. Prima la sua testa era stata piena di parole. Chissà perché aveva creduto che non vedessero l'ora di uscire. Aveva pensato di poterle usare per sfuggire agli altri suoi dolori, per dare una specie di senso alla sua situazione completamente assurda, ma quando aveva cercato di usarle, erano volate via. Solo l'urlo primevo era rimasto, e quello si era rivelato di scarso aiuto. Dopo aver dato corpo a quell'urlo con degli scarabocchi che avevano riempito una sola pagina, aveva gettato il libro nel crepuscolo, aveva rischiato la vita per quel libro, aveva rischiato la vita e adesso temeva ancora di perderla. Se le parole non lo avessero aiutato a restare vivo. Per sfuggire a quei pensieri, strinse più forte le gambe. Poi si rilassò completamente e assaporò il breve piacere che gli inondò il corpo. Poi sospirò e scostò dolcemente la camicia dalla spalla sinistra per esaminare il profondo graffio rossastro. Pensò alle iniezioni, alle infezioni, ai virus, ai germi, ai batteri, ai funghi, a quello che diavolo erano che aveva cambiato il mondo così drasticamente. Scosso da brividi, al tempo stesso coperto di sudore, si scoprì a sperare che fossero entrambi sintomi della paura piuttosto che della febbre. Anche una psicosi sarebbe stata preferibile. C'era stato un suono, o l'impressione di un suono. Si immobilizzò con tutti i sensi in allarme, scordando le parole, il sudore e i brividi, in ascolto. Sopravviverò! Non voleva che loro lo trovassero. Non voleva morire. Voglio sopravvivere! Non voleva morire così. Non era esattamente un desiderio di vivere, ma era pur sempre qualcosa, anche se non so perché.
Era tutto ciò che gli restava. Il buio della notte era calato completo, prima che Dawson riuscisse a convincersi che doveva muoversi ancora. Che il suono fosse stato reale o solo mentale, a quel punto lui sapeva che non costituiva una minaccia immediata. Non si era ripetuto, non avanzava verso di lui. Sapeva anche che, pur essendo troppo stanco per continuare il suo viaggio, non poteva permettersi il lusso del sonno. Dormire avrebbe voluto dire invitarli ad avvicinarsi senza troppe precauzioni e quanto volevano. Si alzò e scese in fretta il pendio alberato verso la statale. Ginocchioni, infilò le mani fra gli sterpi spinosi e annaspò alla ricerca del suo bottino. Quando recuperò il taccuino, le sue mani sanguinavano da una dozzina di tagli superficiali. Non se ne accorse neppure. Aveva gli occhi pieni di lacrime. Udì di nuovo un suono. Questa volta non c'erano dubbi. Peggio ancora, riuscì a individuare da quale direzione era giunto. Dall'alto del pendio. Dalle vicinanze del punto dove aveva lasciato lo zaino appoggiato contro un albero. Si diede dell'imbecille e sbirciò nell'oscurità, cercando movimenti. Non vide nulla. Attese, sempre in ascolto. Di nuovo non udì altri rumori. Si domandò se quel nuovo silenzio fosse un trucco, un tentativo di coglierlo impreparato, un tentativo di attirarlo ancora verso l'albero, verso lo zaino senza il quale non poteva andarsene. Si disse che i morti non erano così astuti. Poi immediatamente ricordò a se stesso che c'erano anche gli altri. Aspettò per un tempo che gli parve lunghissimo, tenendo stretto il taccuino al petto, poi finalmente si decise a risalire con passi cauti e lenti il pendio. Raggiunto il suo zaino, aveva appena ripreso a respirare quando il verso di un gufo su un albero vicino gli arrestò il cuore. Poi vi fu solo silenzio. L'oscurità gli rendeva invisibili le sue ultime parole, ma di questo era contento. Le conosceva a memoria e non provava né la necessità né il desiderio di rileggerle. Non sto piangendo! Non gli serviva la luce, sapeva di poter scrivere anche al buio, se solo gli fossero venute le parole. Qualcosa di diverso dall'urlo primevo, qualcosa che mantenesse desto il suo interesse e la sua attenzione, qualcosa che servisse a tenerlo sveglio. Posò a terra il taccuino e la penna e tolse l'astuccio del pronto soccorso dallo zaino, inumidì di alcol un batuffolo di cotone e sollevò ancora la camicia per disinfettare il graffio sulla spalla. Strofinò con forza, provando un bruciore caldo e pungente. Il graffio non sembrava ancora infetto. Non sembra infetto, non ancora. Strofinò più forte, muovendo le labbra in una preghiera silenziosa, indeciso su chi scegliere come destinatario della preghiera. Allora la sua mente tornò lentamente indietro. Rivide la scena, l'origine di quella particolare preoccupazione. L'inizio del pomeriggio si era rivelato caldissimo e umido, un sole smagliante, un calore satanico. Gli pulsava la testa, batteva, scricchiolava e urlava per un'emicrania alla quale solo il giorno prima gli sarebbe sembrato impossibile sopravvivere. Camminava barcollante lungo la spalletta di una statale, indebolito dalla fame, dalla sete, dalla stanchezza e dal dolore. Avrebbe voluto che lo zaino fosse davvero pesante come lui lo sentiva, che contenesse più acqua e cibo. Sopra lo zaino aveva fissato un cartello di cartone con una scritta le cui lettere erano alte una trentina di centimetri. La scritta non dichiarava una destinazione, ma piuttosto una condizione. Vivo! Diceva semplicemente. Lui sperava che avrebbe fatto esitare gli automobilisti di passaggio, specialmente quelli armati. Quando 2 settimane prima l'aveva concepita, gli era parsa una buona idea, ma quel pomeriggio non era più certo che il cartello dicesse il vero. La sua emicrania distorceva ogni cosa, la vista, i suoni, i pensieri e le sensazioni. Lo sanno di essere morti? Come fanno a saperlo? Si era domandato. Incespicava e trascinava i piedi accanto alla strada, pensando: ne ho già visti abbastanza per sapere che si muovono proprio così. Provano quello che provo io.
come percepiscono le cose. Aveva gli occhi fissi, il viso contorto in una maschera dolorante con le palpebre strizzate. Era accecato dal sole e dal dolore. Si sentiva debole e intorpidito, con tutti i sensi affogati nel dolore martellante che gli aggrediva le tempie, lo scalpo, le retine e la base del cranio. Un cartello gli apparve davanti. Smise di camminare e cercò di metterlo a fuoco. Cercò di indovinare il suo significato. Portava un nome, il nome di una città, ne era certo, anche se non riuscivo a riconoscerlo. Intuì che avrebbe dovuto dirgli qualcosa e sedette bruscamente sulla ghiaia della spalletta, deciso ad attendere l'illuminazione. Si rese subito conto che avrebbe dovuto allontanarsi dalla strada, avrebbe dovuto accettare il modesto riparo offerto dalle erbacce alte e dai fiori di campo, ma non riusciva a prendere la decisione di rialzarsi. Una città, senz'altro piccola, ma pur sempre una città. Ce ne sarà un grosso branco, ecco, questo è il significato, un branco. Devo girare intorno alla città, non avvicinarmi troppo, non devono sentire la mia presenza. Ma gli era sembrato che il significato di quel cartello non fosse tutto lì, che qualcosa gli stesse sfuggendo, di doverci riflettere ancora. Così rimase seduto, continuando a sguazzare da fermo nel suo dolore. Improvvisamente un'auto gli sfrecciò vicina, diretta verso la città. Dapprima il rumore lo fece solo sobbalzare, ma un attimo più tardi l'incidente lo disturbò molto più profondamente. L'auto era arrivato da dietro le sue spalle. Nonostante il gran rumore che faceva, lui l'aveva notata solo quando gli era passata accanto. L'emicrania gli aveva completamente annullato i sensi. Il messaggio è questo! Si rialzò a fatica. Mi serve qualcosa per farla passare, per ritornare normale. Non posso evitare la città, devo entrarci. Sapeva che in città loro avrebbero percepito la sua presenza, sarebbero accorsi verso di lui alla massima velocità possibile. Lo avrebbero divorato e trasformato in uno di loro se ne avessero avuta l'opportunità. Ma camminare lungo le statali, mezzo cieco, mezzo sordo e per tre quarti privo di senso, non era un'alternativa accettabile. Non appena arrivò in città, un senso di esultanza cominciò a filtrare fra tutti i suoi dolori. Adesso che si era impegnato in un'attività precisa con uno scopo a breve scadenza, l'adrenalina si era fatta viva nel suo sangue dandogli una certa carica. Dopo aver individuato il primo dei suoi inseguitori lenti e impacciati, al posto della paura, provò un guizzo di fiducia in se stesso. Io so di non essere uno di loro! Loro non si sentono così! Benché il dolore non fosse affatto diminuito, la mente e i sensi gli si erano fatti più acuti, le gambe incredibilmente agili. Riuscì facilmente a evitare e a distanziare gli inseguitori. Quando individuò la vetrina infranta di un emporio, vi entrò di corsa senza rallentare l'andatura. Dentro si spostò rapidamente da una corsia all'altra con occhi guardinghi. La sua mano si allungò verso una scatola di analgesici un istante dopo averla identificata con lo sguardo. Nel giro di un altro secondo, si era girato per tornare sui suoi passi e uscire. Allora udì il suono di qualcosa che trascinava i piedi fra i vetri rotti davanti al negozio. Non cedere al panico! Prima di tutto, fai allontanare quella cosa dalla porta! Si spostò verso la corsia centrale per vedere senza ostacoli l'ingresso. La cosa che vide avanzare nella sua direzione era stata un tempo un uomo anziano, magro. Ora il suo viso era una maschera verdognola, morbida e gonfia come la faccia di un affogato. Anche a distanza il suo fetore era insopportabile per l'olfatto di dosono acuito dall'adrenalina. Indossava un giubbotto da pescatore, pantaloni verde scuro e scarponi, il tutto incrostato di sangue secco. Anche la bocca, le guance, il mento e il collo erano imbrattati allo stesso modo. Dawson pensò che avrebbe potuto battere in velocità il divoratore di cadaveri spostandosi semplicemente in una delle corsie vuote e correndo verso la porta. Ma voleva averne la certezza e sapeva che le sue probabilità sarebbero aumentate se avesse atteso ancora qualche istante, lasciando che la creatura si avvicinasse maggiormente a lui. Si guardò intorno frettolosamente.
alla ricerca di qualcosa da usare come arma. Invece l'occhio gli cadde su una pila di taccuini a spirale dalle copertine a colori vivaci. Cedendo a un impulso del tutto incontrollato del pensiero, si chinò e ne raccolse uno. Quando si rialzò, vide che sulla porta infranta spiccava un altro divoratore di cadaveri. Stavolta una donna grassa che indossava una tenuta da cameriera un tempo bianca. Adesso il panico fece capolino nella sua mente. Quanti ce n'erano? Abbastanza per intrappolarlo nel negozio? Abbastanza per inseguirlo fra le corsie? Consentì al primo di avvicinarsi più di quanto avesse progettato all'inizio, per assicurarsi che anche il secondo lo inseguisse lungo la corsia centrale. Quando calcolò che anche la donna era abbastanza lontana dalla porta, fece la sua mossa. Si girò a destra, fece due rapide falcate. Girò subito a sinistra e si lanciò di corsa lungo l'ultima corsia. Nonostante la fretta, i suoi occhi riuscirono a registrare e il suo cervello a comprendere l'esistenza di un espositore di penne a sfera e stilografiche appeso alla parete lassù a destra. Non avrebbe dovuto fare alcuna differenza per lui, ma prima che il suo cervello potesse impedirlo, la mano destra guizzò verso una confezione di penne a sfera. Il pacchetto rimase attaccato al suo sostegno metallico e non si staccò. Così lui commise il gesto più idiota di tutta la sua vita. Si fermò di colpo e cercò di raggiungere nuovamente le penne, ma quelle erano fuori portata. Idiota! Ma fece ugualmente un passo indietro e liberò le penne dall'espositore. La sua mente era un caos di imprecazioni e di visioni di morte, ma quando raggiunse la fine della corsia, vide la porta sgombra e la superò con un balzo. La mano che gli calò sulla spalla e arrestò il suo movimento era la stretta della morte in persona. Il viso della creatura alla quale la mano apparteneva era stato, fino a non molto tempo prima, quello di un adolescente. Adesso era corroso da un'acne passata in decomposizione. Era il viso della lebbra, uno stadio molto avanzato. Il collo della creatura era divorato per metà e quella ferita oscena pullulava di vermi. Dawson urlò e piantò saldamente i piedi a terra, dando uno strappo. La camicia si lacerò e lui sentì una sferzata rovente solcargli la spalla. Era riuscito a liberarsi, nonostante la sua idiozia. Questi erano i capitoli 1 e 2 del racconto Scelte. Grazie per aver ascoltato fino a qua, fatemi sapere se vi sta piacendo, se vi sta piacendo la mia lettura, altrimenti non scrivetemi niente, lasciatemi un like oppure non lasciatemelo, insomma fate quello che volete. Liberi, liberi tutti! Al prossimo video, ciao!